E adesso cambiamo argomento. Vogliamo fare un tuffo nel passato fino al 22 novembre del 1920, data in cui nel piccolo paese di Borgetto, la via Barretta, si tingeva di sangue. Il fatto riguarda due giovani insegnanti, Bernardo Taormina e Francesco Macaluso, che andarono incontro alla morte per la loro voglia di cambiamento e di legalità. Noi vogliamo ricordarli attraverso il racconto del nostro direttore Francesca Currieri. L'identità di una collettività è strettamente collegata con la memoria, in quanto contribuisce a trasformare il passato in spazio propulsivo. Partendo da questo presupposto, abbiamo voluto fare un tuffo nel passato per portare alla ribalta un fatto di cronaca nera verificatosi nel paese di Borgetto che risale al 22 novembre del 1920. Il fatto di cronaca si riconduce all'uccisione di due giovani borgettani, Bernardo Taormina, professore di lettere, e Francesco Macaluso, giovane insegnante di musica, che aveva deciso di candidarsi a sindaco del paese. Il fatto si inquadra in un contesto storico in cui l'omertà era la regola. Il giovane Bernardo Taormina ritornava al suo paese dopo tanti anni di guerra, durante la quale aveva subito dei danni alla persona. Dopo il suo ritorno a casa, Bernardo rimane affascinato dalla forte personalità e dalla voglia di cambiamento portata avanti dal giovane Francesco Macaluso, il quale, in quel contesto difficile, divulgava messaggi di legalità, divenendo un elemento di scomodo. Nonostante le resistenze provenienti dalla famiglia, Bernardo non volle rinunciare all'amicizia con Francesco, col quale si sentiva legato a filo doppio, un binomio che portava il nome di cultura e legalità. E fu così che il 22 novembre del 1920, a Borgetto, mentre i due amici passeggiavano nei pressi della via Barretta, strada adiacente al Corso di Roma, due cancaruna, aggettivo con il quale venivano definiti i cosiddetti padroni del paese, spararono, ferendo a morte i due giovani amici. Dopo gli spari, mentre i due corpi si afflosciavano sul selciato, tutt'attorno calava la tenebra del silenzio. Sul posto giungevano le forze dell'ordine, ma nessuno aveva visto e sentito niente. Francesco trovò subito la morte, mentre Bernardo, raggiunto da un solo proiettile, l'altro aveva colpito l'orologio custodito nel taschino, veniva caricato su un camion e trasportato all'ospedale San Saverio di Palermo. Durante il tragitto, il padre, nel tentativo di conoscere la verità, chiedeva al figlio di rivelare l'autore dell'atroce delitto, ma il tentativo risultò vano. Bernardo, con voce sommessa ma sicura, rispose: «Perdonami, padre mio, se sto zitto. Non è per omertà, ma per amore. Ti voglio proteggere. Non posso permettere che i miei fratelli rimangano anche senza di te». E fissando negli occhi il padre aggiunse: «Spero solo che un giorno le cose possano cambiare e che le persone comincino a ribellarsi e a denunciare». Fu l'ultimo messaggio in quanto anche Bernardo andò incontro alla morte. La stampa riportò la notizia dando risalto all'accaduto. Alla celebrazione del funerale partecipò una moltitudine di persone, molti provenienti dalla vicina città di Partinico, per dare l'ultimo saluto ai due amici, uniti anche dopo la morte. La storia di Francesco e Bernardo è stata coperta dal silenzio dettato dal tempo. Nessuno racconta la loro grande amicizia, nessuno raccoglie il loro grido di speranza per tramandarlo alle nuove generazioni. Ricordare i due eroi, figli di Borgetto, portare alla luce il loro esempio, le loro idee, la loro sete di legalità, non è solo importante per i familiari ancora in vita, ma è un dovere civico e istituzionale. Noi vogliamo parlarne, vogliamo portare il messaggio all'amministrazione della città, vogliamo far rivivere il loro coraggio. Molte cose a Borgetto sono cambiate, molti percorsi volti al cambiamento sono stati attivati. La cultura è all'attenzione dell'amministrazione della città.
Siamo convinti che avremo una risposta alla nostra richiesta di non silenzio. E in merito, il poeta Francesco Billeci ha voluto dedicare ai due giovani una poesia raccontando la loro storia. Bernardo Taormina e Francesco Macaluso di Burgetto. Forse na poco non lo sanno, forse na poco non ricordano sto triste fatto di cronaca, successo a lo Burgetto lo 22 novembre 1920. Lo giovane Bernardo, professore d'italiano mutilato, ritornava ad Intra dopo tanti anni di guerra. Tante soldate non avevano fatto il ritorno, tante famiglie aspettavano un vano di rivivere le figlie, le patre, le marite. Suo padre Vincenzo era convinto che tutte le male non venivano per nocere. Duferimento ci aveva fatto rivivere a suo figlio. Duferimento a suo figlio ci aveva salvato la vita. Arrivato in tuo paese, Bernardo stringeva amicizia con certo Francesco, giovane maestro di musica che aveva deciso di portarsi per sindaco dello Burgetto e mettersi contro le cancaruna o mafiose che facevano le esperte e comandavano in tuo paese. Bernardo, ci diceva spesso suo padre, lascia ire lo maestro Francesco, io non è visto buono. Non ci passiare in semmolo antalo cassaro, non l'avvicinare figlio mio, allontanalo e lassalo solo, perché le mafiose non lo possono vivere, idde l'hanno un capone lo naso. Bernardo faceva ricchi di mercante, idde criria all'amicizia, idde criria alla giustizia, idde parlava di legalità, dignità e cangiamento. E fu così che un giorno, mentre passiavano vicino a via Barretta, due mafiosi con la pistola ci spararono. Le madri pigliavano le piccirigge fuori e trasiano rintra. L'omene attaccavano le cavalle e s'ammucciavano, porte e finestre chiuse, strade deserte, quando arrivarono le carabiniere e vittero in terra le corpe delle due picciottedde. Nuddo aveva visto niente, nuddo sapeva niente. Francesco morì di subito, mentre Bernardo ferito solo d'un proiettile, perché l'avocio aveva insertato l'orologio che tenia in sacchetto, rubendo il regalo del suo padre. Fu caricato un capolocamio e portato all'ospedale di San Savere a Palermo. Per strada suo padre ci diceva, «Cu fu figlio mio? Dimmi cu ti sparao!» E io facendoci una resatedda ci ha risponnio, «Perdonami, padre mio, non è più omertà, ma ti voglio proteggere. Non posso permettere che le mie frate restino dopo di mia pur senza di tia. Spero solo che un giorno le cose allo Burgetto possano cangiare e le cristiane accomincino a ribellarsi e denunciare. La morte di Dio finì da tutti i giornali. Le cristiane non si stessero tutte rintra a tagliare a moccione rintopertuso d'opportuno o rinta scaletta da persiana, ma fecero fudda al funerale per salutare l'ultima volta di picciottedde coraggiose. Idde non sono famose, e la nuova generazione non conosce questa triste storia, ma le cristiane anziane e le parenti ancora vivono e sanno d'aver avuto due eroi che volevano cangiare lo modo di pensare di una poco de burgetane sottomise alle mafiose che comandavano lo paese. Due eroi ammazzati in via Barretta, allo Burgetto, lo 22 novembre 1920, Bernardo Taormina e Francesco Macaluso, do Burgetto.